Checco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Era inutile aspettarselo, lo sapevamo. No, successo anche quest'anno è stato Toscana in Moto. Successo ancora maggiore delle aspettative. Però mai dire mai, abbiamo avuto ieri un inizio un pochino calmo, ieri l'altro, poi piano piano è stato un bel aumento. Sì, diciamo ieri mattina fino alle 11 la gente era a casa, poi però si è riempito. Ma sai, la paura di fare una cosa nuova. Checco! Abbiamo anche il nostro Daniele. Si vede dal sorriso dei colleghi come va le cose. E ieri abbiamo giudicato circa 13.000 paganti, che ieri era venerdì, oggi è domenica. Ecco, paganti, ricordiamolo, l'ingresso è gratuito. Sì, paganti di consumazione. Esatto, gli sgrananti, ecco. Allora, 13.000 paganti circa. Ciò vuol dire che c'è stata tanta altra gente più che hanno fatto un giro, è stata una grande soddisfazione. Senti, e parlando di Toscana in bocca, di menù, di piatti, non può mancare la trippa numido, ecco, e i tartufi. E i tartufi, guarda lì. Allora, questi tartufi, devo dire che in questi giorni la raccolta del tartufo in Toscana, nel rispetto delle norme, è vietata. Me li sono fatti portare dal Lazio, mi hanno portato 1,5 kg di tartufi dal Lazio e niente, sono dei bei tartufozzi, guarda qua che affari, guarda che bellezza. Però si vede, stanno iniziando a maturare, in modo che la raccolta questa è regolare, va bene, con tanto di documentazione dietro, va bene? Ecco, ovviamente quando invece è consentito si trova a Pistoia anche il tartufo toscano. Certo, quello toscano. Bianco, nero. Bianco, San Miniato e di altre zone del Cosentino, sono tanti bei tartufi. Benissimo. Bene. Grazie Checco. Sono contenti di più. Ci vediamo o l'anno prossimo, ma anche domani alla Toscana in bocca o alla locanda del Capitano. Ciao.